Hola, buenas tardes. Siete pronti per un viaggio in Cile? Io no, purtroppo sto chiuso dentro casa, dunque non sono pronto, però vorrei, mi piacerebbe, come dire. Stasera faremo il pastel de choclo. Il choclo in cileno sarebbe il mais, che poi chiamano elote, mais, e insomma, tra mille nomi in spagnolo, comunque. Sarebbe un pastel, un timballo di mais. Che cosa si fa prima di tutto? Prima di tutto si farebbe con il mais fresco, tagliato a pezzettini, leggermente frullato e cotto mezz'ora in padella con zucchero e sale. Noi il mais adesso fresco non ce l'abbiamo, si potrebbe fare con quello congelato cuocendolo, che viene uguale, ma lo fanno anche con quello in scatola. Ora mi picchieranno. Quello in scatola, da una parte abbiamo la, diciamo, la fortuna di non doverlo cuocere mezz'ora e è già pronto, dunque io l'ho aperto, l'ho messo qua dentro perché va leggermente sfrullazzato, non deve fare una crema, deve essere solo leggermente sfrullazzato. Mamma mia, vedi, questo è il bello della diretta. Fantastica. Allora, in teoria quando lo cuocete andrebbe aggiunto un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di sale e rimane sempre un po' dolciastro, ma questo cotto nel barattolo già è dolciastro del suo, dunque lo zucchero non lo aggiungeremo, aggiungeremo solo un po' di sale. E poi ci andrebbe sempre frullato due foglie di basilico, che non mettiamo perché all'operatrice il basilico non gli piace, però poi mettetecelo perché il basilico proprio gli dà quel gusto particolare che è fantastico. Ecco, abbiamo dato questa sfrullazzata lieve. Allora saluta Paolo Zorloni, Simona. Ciao, Zampitello. Paolo. Ciao Simonetta Zampitello. Non voglio dirlo, vabbè, non lo dico. E comunque, Nicola Carraro. Ciao Nicola. Ciao Simonetta Zampitello. Questo che è caduto. Perché voi non lo sapete, ma io sono una specie di gallina e adoro il mais. Allora, questo lo lasciamo da parte perché servirà dopo per essere gratinato. Nel frattempo, visto che mi sono appena scottato una mano con un fornello, bevo un goccetto di vino perché diciamo che allevia il mio dolore. In una pentolina mettiamo dell'olio. Allora, loro dicono di non mettere l'olio d'oliva perché poi in Cile c'è un olio d'oliva decente e soprattutto c'hanno dei vini fantastici, perché sennò altera il sapore del pino. Il pino non è come da noi un albero, ma è il misto di carne tritata con la cipolla, che poi viene usato anche per fare le empanadas, che sono quella specie di calzoni che fanno, che sono buonissimi. Allora, accendiamo l'olio e mettiamo smodatamente cipolla. Sono due giorni che mangiamo cipolla come se non ci fosse un domani, però vabbè, tanto siamo in quarantena. Allora c'è Daniela Ronca che dice: ciao Cris, ciao Luana, ciao. Buonissimi gli gnocchetti di riso di ieri sera. Grazie cara, noi li rifaremo presto perché a me piacciono tantissimo. Ora, di solito quando stai a casa, normalmente queste cose non le fai mai perché non c'è tempo, non c'è voglia. Invece questo fatto di fare dirette e di stare a casa mi dà la possibilità di fare dei piatti che magari ho provato una volta sola 100 anni fa quando ho fatto sti viaggi, perché io quando torno dai miei viaggi provo sempre a replicare la cucina che ho assaggiato per i miei amici e i miei parenti. Quando torno sanno sempre che c'è una cena etnica che li aspetta. Allora, nel frattempo stiamo facendo soffriggere. Allora, mentre fai soffriggere, Simonetta Zampitello, rieccomi. Ciao Simonetta, prima o poi si ricorderà che non ti ami Simonetta. Beh, poi ti chiamerai pure Simonetta comunque. Vabbè, Simona. Non mi si impara. Sarà così. Allora, Beppe. Beppe, ciao Beppe. Ciao ragazzi, salute chef. Ciao. Beppe, sei andato mai in Cile te? Un posto bellissimo, io non sono andato in bicicletta ma conto di andarci. Quest'anno dovevamo andare a fare, non proprio in Cile. In Cile
Ho visto, secondo me, il posto più bello dei miei viaggi, il deserto di Atacama, San Pedro Atacama, che è una cosa bellissima, un deserto arido dove non piove quasi mai, altissimo, e dove c'è sempre un cielo limpido perché non si formano mai nuvole, di una bellezza imbarazzante, veramente una cosa fantastica. Allora, qui. Intanto saluta Valentina Paladino. Ciao Valentina. Allora, qui. La nostra cipolla sta soffriggendo. Che cosa aggiungiamo? È immancabile. Ají de color, che è tradotto dal Vedete ají de color, che sarebbe la nostra paprika, che sarebbe aglio, sì, aglio, peperone per colorare. Mettiamo un cucchiaino. Poi mettiamo l'immancabile cumino. Che lei non piace, però ci va e ci va messo. Ne poco. mettiamo poco perché sennò questa rompe. Puzza, c'è Ma un puzza, sapore puzza, puzza, ma strano. che c'è un sapore strano, su. Sale sudore ed è morto, però insomma, Un po' sì. abbassiamo un po' la fiamma e l'origano immancabile. Allora, come vi dicevo prima, questo preparato si chiama Pino in Cile. Che non è nome proprio di persona, ma neanche di albero, però insomma è buonissimo. Lo facciamo soffriggere un pochino. Poi aggiungeremo un goccetto di acqua. Dimmi. Allora, Onorio Cucchiaro, Ciao, sì, ciao mitico vabbè. Ciao sceffone. caro, buonasera. Tanto lei con nome non c'è becca, dunque non ti preoccupare. Leggo quello che c'è scritto. Allora, ci abbiamo avuto il figlio una sera ci abbiamo avuto il padre, oggi c'è quella che comanda a casa, mogna Oh, di minchia, come mai? Ciao Monia! Come mai stasera? sei. Ieri abbiamo fatto la cucina asiatica, l'altra volta ho fatto quella cinese, sarebbe piaciuta tanto. Quando finirà sta quarantena te la preparerò. Allora, Stefano Dominici, buonasera. Mucco, sei vivo ancora? Io leggevo, cercavo le carte in giro a Motiscone, non c'erano, vabbè, mi fa piacere tutto ciò. Beh, un Allora, bacetto Beppe via. che dice no, voglio andare in Patagonia a gennaio, forse. Beppe, non lo so quest'anno come faremo con Queste ferie per saranno un macello. muoverci, però io me lo auguro tantissimo perché anch'io vorrei andare a fare uno dei miei giri pazzi, quello che avevamo preventivato per adesso, ma che non si farà. Anche perché ci tengo a precisare che io l'anno scorso, di questo giorno, avevo fatto un sedere così tanto per arrampicarmi con la mia bicicletta a spalla fino a Teng Boche, a 3800 metri sull'Everest. Ahimè, stavo bene, anzi, a proposito, faccio gli auguri al grande coach Giacomo che era con me e gli avevamo fatto una torta a sorpresa perché oggi è il suo compleanno. Ciao coach, auguri. Allora, Allora, qui. Franca Bauco Ciao che Franca. ti chiede, chef, buonasera, una di queste tue divise si potrebbero avere? Guarda, è Ego Chef, è il mio fornitore di divise che ne ha di tutti i colori e di tutte le fogge. Infatti adesso, appena finirà la quarantena, mi farò arrivare altre due o tre divise perché ora queste le ho strausate, voglio cambiarne perché tanto ce ne sono talmente tante e non ce l'ho tutte. Però quasi. Allora, vieni a far vedere com'è. Vedi, questo è bello caramellato, quasi caramellizzato. Ci mettiamo un goccetto di acqua e poi, dopo il goccetto di acqua, ci metteremo, quando ha evaporato un po', la ciccia. Allora, questa preparazione, se dovessi farla come andrebbe fatta, staremo qui una quarantina di minuti perché comunque il tempo di cottura tra la carne, la cipolla, eccetera, eccetera, è tanto. Noi, come sempre, ci sacrifichiamo per voi, mangiamo tutto un po' meno cotto, però è buonissimo. Allora, saluta Samantha Bassi. Ciao Samantha, buonasera. Dove l'hai messo quel povero ghiodone? Che oggi ce l'abbiamo, ha fatto i rulli o i taralli? Perché questo è un. O rulli o taralli? Io avrei fatto, ecco, io ho detto che stappavo il vino, eccolo. Allora, Monia che dice, scusa il ritardo, stasera ci sono anch'io, complimenti all'operato. Grazie, grazie, grazie. Questo è buono, un piatto che si può fare tranquillamente. Quando Dipende. potremmo fare Quando le potremo. nostre scenette? Le impanadas sono
fondamentalmente calzoni che fanno di camarones che sono fritti, una cosa strepitosa che ho assaggiato in un posto dove era stato anche Anthony Bourdain, mi ci ha portato un mio amico cileno a Valparaíso, fantastico. O se no si fanno pure al forno oltre che fritte, qui viene di queste cose qua. Allora, Marcello Andreani, ciao Marcello, buonasera. Tiziana, Tiziana, ciao belli. Ciao Titti. Lei Cile gli piace particolarmente, vero Titti? Non ride, adesso ti baffi. Allora, che volevo dire, un'altra cosa del Cile che fanno, che volevo fare perché è una porcata, e a quella lì che fa le riprese le porcate gli piacciono, è la sorrellana. Wow. La sorrellana è praticamente le patate fritte con sopra un quintale di grasso. Buone. E perché non le abbiamo fatte? Ma che sei matta, no, sei muore. A me piacciono queste cose. È un piatto da compartir, praticamente da dividere con gli amici. E ti piacciono queste cose, lo so, ma è una porta di vita, non possiamo. Allora, Elena Villa. Ciao Elena. Allora, gliela preparate la torta Giacomo? No, ho visto che se le preparate da sole 2-3 l'altro giorno. Mettiamo giù il nostro macinato, che deve essere di carne di vacuno, insomma, di vacca, di manzo. Adesso prendo anche questa scotta, già mi sono bruciato questa mano, mi brucio pure questa, stasera siamo... Bruciate questo! Mi ha fatto il dito meglio comunque, che se no siamo in fascia protetta ancora. Allora c'è Andrea Nunez. Che ciao, dice, Andrea. Oh, stasera mi sono connesso in tempo. Bravo, ma tanto io dopo lo lascio lì, lo metto qui, poi lo riposto su, lo taglio. Lo allora, su, Margherita comunque. Bianchi. Ciao Margherita, buona serata. Ah, Margherita, mi sa che non so se è la prima volta. Ciao Margherita, mi fa piacere. Allora, Giacomo, eccomi chef. Oh, auguri. Giacomo, l'abbiamo fatti, ma tu non c'eri, che eri lì che facevi... Ti ho visto sudare anche prima, eh. Io te guardo e basta, eh. Prima o poi inizierò pure io. Ma pure crepa al fegato. Anch'io li guardo, ma... Li guardiamo. Sì, da lontano con occhio critico. Allora, saliamo il nostro macinevole. Allora, c'è sempre Onoro Cucchiaro che dice, sì. Fai consegna a domicilio? Sì, se stai... Qui davanti te la tiro, più di lì, no, vorrei, ma non lo faccio perché, non lo so, forse perché so pigro. Ripeto, ho preso questo periodo come pausa riflessiva da dedicare alla famiglia, che probabilmente non avrò perché se continua così butto tutti dalla finestra. No, noi buttiamo te dalla finestra. Vabbè, uguale, noi butterete voi dalla finestra, è lo stesso. Nel frattempo che faccio questo... C'ho la cena per i ragazzi, i pupetti e la pupetta. C'ho le patate nel forno. Dopo questo piatto va fatto gratinare. Allora. Che è la parte più buona. Nadia Graziani. Ciao Nadia. Certo che Nadia, noi dovevamo aprire sta pizzeria, ma sta pizzeria ci ha detto male, eh? Porca miseria, ma la apriremo. La apriremo, anzi, la aprirai, io verrò a mangiare. Adriana Battisti, tua zia. Allora, ciao zia. Ecco, ci sono anch'io mentre pulisco la cicoria. Buona, io l'ho mangiata oggi la cicoria. Buona, presa da Fabrizio Chinda. Ciao Fabrizio. Luigi De Simone. Ingegnere, buonasera. Ha detto tua zia che vuole sapere se inventerai una ricetta quarantena. Una ricetta quarantena è quella che dice, potremmo farla, possiamo fare una pasta quarantena. La pasta quarantena faccio così, apro il frigo e tutto quello che c'è lo mettiamo là, che a me poi sta cosa mi piace, e verrà tipo con le merendine, fetta al latte, il guanciale, una schifo. Magari io creo il piatto più buono del mondo. Del secolo, eh? Sai com'è? Il piatto del secolo. Massimiliano Marinelli. Ciao Massimiliano. Poi c'è Porca Monia che dice anche a lei gli piacciono le porcate, ma noi lo sappiamo, non c'è bisogno che... Non c'è bisogno che ce lo dici, lo sappiamo benissimo. Io intanto nel frattempo, sempre per dimenticare, bevo. Stasera bevo un vino della Malesco, dei miei parenti, allora, vinaioli. C'è Maria Grazia Dami, che sta guardando e dice, Maria, bravo tu, ma anche Suami. Suami sta diventando bravissima. Sì, perché ha fatto l'altro giorno, che ho fatto fare il brownie. C'erano alzate le uova di Pasqua, che poi come tutti, le uova di Pasqua, a parte che cerchiamo di non mangiarle, io evito perché se no già so più largo che lungo.
E anche loro le mangiano due volte e poi dopo ci facciamo i dolci. Quindi. Allora, stasera abbiamo Flavia D'Angelo. Ciao Flavia. Ciao Flavia. Buonasera, saluti a quel bravo del suo marito. Marito. Ancora non l'ho visto da sposare io, Allora, tua cugina che dice il Cile è il mio paese del cuore. Del cuore, sì, va bene. Basta, che sennò entriamo sempre nel... Allora c'è porno. Daniela Napoli, sì, ciao, che dice Daniela. Qui davanti c'è sto io, vengo sotto il terrazzo, quasi pronto butta giù. Daniela, se può fare, te stai qui davanti, è una cosa che si può fare, anzi, compartire è sempre una cosa bella, mi piace. Anche perché poi magari lo faccio io, però ho più piacere se lo provate a fare voi e poi fate sapere come è venuto. Tipo gnocchi di sera, che Daniela l'ha preparato, mi ha detto che erano buonissimi e sono contento perché mi piace sapere se le cose che poi preparo vi piacciono, se poi preparate. Sono cose particolari e strane che magari uno a casa dice, ma chi... questa è una cosa semplicissima. È strana, Richiedo Carmelo Scalzo dice ciao ragazzi, richiede se fai asporto. Sì. Carmelo, io ti aspetto per fare quella diretta di cui mi parlavi, quando vuoi sono a disposizione. Ah, a proposito, oggi non so più che giorno è, non so se è un giorno di mercoledì. Venerdì dovrei essere in diretta sul canale Mountain Bike Biking per parlare del Marocco e delle mie avventure, perché una volta facevo avventure, una volta andavo in bicicletta, sempre con questo peso però, e con questa costanza. Allora c'è Daniela Napoli che dice perfetto, l'aspettiamo qui sotto. Va bene, questa non lo so se vi piace, però questa è una ricetta simpatica. Allora, questa ricetta va fatta nel coccio, loro hanno un coccio particolare, io ho il coccio, quello nostro, come dicono dalle varie fasciole, come dicono nel circondario. Te fa un urlo, ha detto. Te fa un urlo. Assaggio se è giusto di sale, perché io faccio sempre tutto sciapo. È giusto di sale? No, è sciapo. Dopo quella che è una mezza capra mi insulta perché è sciapo. Ma senza allora... di niente. Vabbè, ma ci fa meno male la pressione. Poi ce lo passa. Lo faccio per te. Ce lo passa la pressione. Passa la pressione. Che vuoi? Ce l'ho giusta dopo 12 caffè giornalieri, voglio dire. Yeah. Allora, qui siamo quasi in dirittura di arrivo. Quando siamo in dirittura di arrivo, accendo il grill. Perché questo va grigliato. Allora, c'è Giulio Mentuccia. Che dice? Buonasera, ciao Giulio, chef. Grande videomaker, Bisogna che tu mi fai un video tu, che sarebbe meglio della... No, adesso divorzio. Giulio, mi dispiace, lei fa delle cose per me che tu non puoi fare. E quindi va bene. Giulio, la sera vieni a casa per favore a fargli i video, perché non la va più un'operatrice da oggi in poi. Vabbè, ma tu sei il meglio di te, lo dai. Va. Vabbè, comunque dice sei una gran salvezza in questi giorni cupi, grazie di cuore. Grazie a te. Non so se arriverà a fine quarantena questo, perché non ci arrivo a fine quarantena. Allora, cioè... no, muori perché ti ammazzo io. Va bene. Allora c'è Carmelo Scalzo. Sì. Perfetto, allora ci facciamo una puntata abbinando ai viaggi miei e tuoi, le tue ricette. Benissimo. Sarà fatto, non vedo l'ora. Ecco. E qualche vinello e birretta? No, io ho smesso, ragazzi, che vinello e birretta, io qui stavo bevendo succo d'uva. Allora, qua abbiamo smesso, abbiamo spento. Prendo un cucchiaio e iniziamo, diciamo, la preparazione di questo piatto che poi andrà gratinato. Allora, vedi, un applauso alla videomaker. La videomaker, che c'entra io dico la video. Bravo, tu grazie. Tu sei la videomaker. La videomaker è colui che li fa i video. Tu sei l'operatrice. Oh, tu non l'ho detto io. Vieni. Allora, mettiamo una base di questo vino. Che tu? Che ti ridi? Non ho capito. Niente. Ah, beh. Dovrei essere... No, vabbè. Mettiamo il pino. L'abete silvestre, come si suol dire. Mettiamo questo pino.
Pino. No, ma no, se c'è Pino, quella canzone da TikTok che ci rovina. Facciamo. Sì, perché gente, dovete sapere che adesso ci dilettiamo a fare TikTok. Non è vero, perché dopo vanno a guardare e vedono le nostre cazzate in mani. Non è vero che siamo su TikTok. No, non è così. Sì, è vero, allora, sia io che lui siamo su TikTok. Be silent, please. Allora, abbiamo lessato della pecciuca de pollo, che sarebbe del petto de pollo, e con acqua e sale, e lo mettiamo a pezzettini sopra. A pezzetti, perché tanto carne su carne, cacito, una cosa. Però se fa così, io non sindaco, loro lo fanno, io lo rifaccio uguale. Ma troppa ciccia c'è. Cioè. Troppa ciccia, non rompe le. Tutta sta ciccia, tutta insieme? Tutta sta ciccia, tutta insieme. Se vuoi posso lasciare un pezzetto di pollo, che ci faccio l'insalata di pollo domani. No. Ecco, allora. Fammi solo l'insalata, domani è meglio. Mangia quello che te faccio, ecco. Ragazzi, è un piatto unico questo, eh? Un piatto ma unico. Ciccia sopra, ciccia sotto, ciccia dentro. Ciccia, poi ci vanno le uova tagliate a pezzettini, anche più piccoli. Mo io ero pigro e l'ho tagliate. Che stai a guardare? Tu stai a guardare, non stai a guardare quello che devi. Adesso stai a video che fa zoom. Allora c'è Giulio Mentuccia che dice vi adoro. Allora, abbiamo messo. Di. Ah, stavo leggendo. Cioè, Tiziana ha smesso. Se non ti le dita, gode solo metà. Bugiardo, ti sei appena succhiato un bicchiere di rosso. Chi? No. Non è, no. Era finito così, era. Non dite queste cose. Ma no, allora, era. Sono però delle acetunas, che tradotto in lingua corrente sarebbero olive. Monia, queste sono sempre le tue. Noi queste ci abbiamo e ci mettiamo le olive, quelle al forno nostre. Che ridi delle mie disgrazie? C'è Paolo Terraneo. Sì. Comunque. Oh, amore mio! È il mio patatone. Sì, comunque, la tua compagna che dice che cucini male è una pessima pubblicità. Certo. Vedi che non dovevi lasciarmi, tesoro. Amore, torno da te, torno. Però stai troppo vicino a Erba, ho paura di Olindo e va. Filomena, magari. Rosa. Rosa, vabbè, Rosa Filomena. No, lui non cucina male, lui cucina sciapo. Tiziana, diglielo anche tu. Allora. Momento serietà, no. Oh, mettiamo questa crema di cioccolo, che sarebbe mais, e sopra. Allora, aspetta che mi avvicino. Sopra. Dunque, è una cosa abbastanza, come dire, sostanziosa. La livelliamo sopra il nostro pastel, così, e poi che facciamo? Che facciamo? Tu lo sai che facciamo adesso? Che facciamo? Lo gratiniamo, ha detto. Sì, ma come? Al forno. Al forno sicuramente, anche perché mi ha avviato. Via, che dobbiamo stare a un metro di distanza. Va bene, stanotte dormi sul terrazzo. No, non lo fai sul terrazzo. E poi è umido. Comunque, no. È una cosa strana, però ci ho messo lo zucchero. Davvero? Sì, amore. Ci ho messo lo zucchero normale, non tantissimo. Ma sono matte, che gradino. Perché c'è un motivo, perché allora il mais già è dolce del suo, e ci metti pure lo zucchero. Lo so, perché fa un caramello. Infatti, perché si caramella e è buonissimo. L'unica cosa particolare è che magari il primo che ho assaggiato mi è rimasto un po' strano, però è un piatto veramente interessante. Non chiama a guardare. E voilà. Allora, volete aspettare 5 minuti che lo sgradino? Lo sgradino? Oppure ci salutiamo qui? Dai, leggi quello no. Qui. Saluta, intanto va. Monterubbiaio bianco rosso. Ciao Monterubbiaio bianco rosso. Andrei sempre. Ecco perché ride, perché tu no. Andrei non ti entra in testa. Simonetta e Andrea potete sposarvi così siamo del gatto. Poi c'è Tiziana, sì. Che neanche il sale fa parte degli ingredienti di cui è tirchio. No, il sale non so, beh, per tale il sale costa poco, il tale costa poco. Vabbè. Basta, allora, sono finite. Senti. Ah no, non sono finite. No. Mariana Antonecchia, grandi daje. Ciao Mariana è la mia amichetta molisana argentina.
che fa ase delle cose buonissime. Mariana, l'hai mangiato mai? Sì, l'hai fatto e mangiato mille volte il pastel de cioccolo. Perché lo fanno in Cile, ma credo che lo facciano in tutti i posti limitrofi. Allora, c'è sempre Paolo Terraneo. Sì. Sciapo è perfetto, si sentono i sapori degli ingredienti. Amore, amore, ma che cacchio ho spiegato tutto questo tempo con lei? Quando io... Cucina come gli stellati. Sì, sto provando a riconquistarlo. Paolo, io già sono tuo. Guarda, lo sai che già sono tuo. Tutto tuo. Allora, c'è Franca Bauco che dice che a lei stasera gli tocca l'insalata. Franca Bauco, noi ci è toccata a pranzo, anzi no, a pranzo abbiamo mangiato oggi invece della solita insalata, perché ieri abbiamo variato, abbiamo fatto un'insalata greca con la feta. Oggi abbiamo mangiato la cicoria ripassata, però se no noi a pranzo mangiamo solo verdura, perché qui se no diventiamo, io non passo più per la porta, qui le porte sono piccole, sono da 90, tanto guardo se si è gratinata. Allora, Pietro Rinaldi, fermo lì. No, abbiamo fatto, Pietro, sei arrivato tardi stasera, lo guarderai dopo. C'è sempre tua cugina che dice, sì. Ride, ride perché ha smesso di bere, come no? Ragazzi, qui la quarantena è lunga e c'è una cantina lunghissima. Giulio Mentuccia, sgradina, sgradina, non c'è fretta. Ah, vabbè, allora aspettiamo, sgradiniamo, tanto dove andare, noi niente, tanto dobbiamo aspettare. Di solito poi taglierò quando metterò questo video sul mio canale YouTube, lo taglio perché sennò gente se fustica. Intanto nel frattempo ci sono anche quasi le patate che sono cotte, ma che gli fanno a mangiare quel porvio? Il porvio non mangia niente. Boh, io pastel di cioccolo, magari gli piace. Boh, proviamo. Vabbè. Allora, domani sera probabilmente non ci saremo perché... Scusa, se venerdì devi fare la diretta, ci siamo domani sera, non ci siamo venerdì? Domani sera? Non lo so, perché una tua cliente mi ha chiamato per dire che avrei portato al forno il capriolo. Dunque, domani sera faremo le capriole. Non lo so, se ti porta il capriolo, domani sera faremo le capriole, va bene. Okay. No, non lo so. Non lo so, se lo porta il capriolo, domani sera facciamo il capriolo. Se non porta il capriolo, domani sera lei vuole mangiare l'hot dog. Sì. Perché c'ha carenza dei mister. No, perché io voglio mangiare un po' di schifezze. Ecco, un po' di schifezze. E allora domani sera faremo hot dog, che non mi pare proprio. E poi, volendo potrei fare delle... No, vabbè, domani sera mangiamo del nascosto. Allora, vediamo un po' se si è gratinato. Madonna, viene fuori... c'è il diavolo, dimmi. C'è Tiziana che dice non è una questione di costo ma di principio. Non è una questione di osso. Di costo ma di principio. Certo, è il principio. Io non so, io sono un tirchio spendaccione, questa è la mia definizione. Poi fa una proposta al mini chef e dategli il parmigiano. Che se potrebbe chef. Anche fa. Però... stasera, volendo, sì, ma mangia sempre il formaggio, però questo è bella. A forza mangia il cacio. Sarà tutto. È arrivato calcio. Jonathan. Ciao Jonathan. Jonathan, una di queste noce, una di questa tarde, hacemos le arepas. Arepas è un piatto tipico colombiano, buonissimo, però no, non lo possiamo fare perché non ce la faremo. Peccato, buonissimo. Sono una specie di tigella fatta con la farina di mais, che sua mamma faceva spaccata con dentro l'uovo e poi fritta. Una cosa che da strapparsi i capelli e buttarli per aria e aspettare che scendano. Allora, qui si dovrebbe essere gratinato, non lo so. Ah, ecco, c'è Roberto Grazzini che ti dice: ricordati che c'è chi condivide le tue dirette in video party, un sacco di persone ti seguono anche se non possono chattare in diretta con te, ma sul video party. Con i video parti non possono, comunque grazie Roberto. Roberto è il famoso. Saluta a tutti quelli che ci guardano in video parti. Ciao a tutti quelli che vi guardano in video parti. Vorrei dirvi che secondo me non state bene, dovreste andare a fare curato qualcuno bravo, perché per sta qui a guardare me, vuol dire, vabbè, cioè, è la quarantena. Allora c'è Roberto Cimarello, vai che è cotto, ho fame. Va bene, lo tiro fuori anche se. E Jonathan che ti dice: te la prendo io la farina. Ah, va bene, bueno. Bueno, allora, se è gratinato, manco tanto, se doveva gratinare di più, però noi abbiamo fretta di mangiare, anche perché se continuo a bere e non mangio, poi stasera guardo, boh, non lo so, guardo la televisione, che così, vacuo.
È stato un piacere e buona serata. State a casa, come dico sempre, noi ci stiamo e speriamo ancora per poco perché non ce la facciamo più. E a domani. Ciao ciao e buona cena.